alla recente rassegna continentale in Austria e Svizzera. Andiamo subito a dare un'occhiata alle formazioni, a cominciare dall'Armedia. Petralska è un ampio quartiere di Bratislava. In porta gli offre una idea Del Piero, dribbling, conclusione deviata, e c'è il terzo corner consecutivo per una Juventus che sembra partita con Lovati con il piede giusto. Devo dire che è partita molto bene, 3 calci d'angolo nel giro di un minuto e fanno intimorire l'avversario. Va Camoranesi di interno destro, è andato in avvitamento proprio lui, Del Piero, che fu protagonista anche nel prelievo. Ha sempre giocato come in questo momento, ma ha voluto puntare sull'usato sicuro, sui giocatori che conosce meglio, che l'hanno portato in Europa. Questa è una scelta giusta, mi pare, gerarchica da parte di Ranieri. Giocata di Del Piero, nella Juventus manca anche Nedved, squalificato. Camoranesi va al cross, è andato troppo. Grigera, curiosamente si affrontano sulla stessa fascia i due numeri 21, Grigera e Urbanek. Intanto Del Piero, visto in intervento irregolare per liberarsi di Ciszkowski. Dicevo dei due numeri 21 che sono molto amici, Grigera e Urbanek, che sono stati compagni di squadra nell'Under 21 della Repubblica Ceca. Del Piero fa segno di non... della condizione, e forse anche per questo poi Ranieri si è sentito di giocare la carta Iaquinta, ridisegnando naturalmente la Juventus. Hai detto Berosca che punta Saljamidžić. Sissoko, Arpiona, recupera Poulsen. Ancora il danese. Vedi che Del Piero indietreggia sempre. Del Piero preciso per Trezeguet, poi va Del Piero, bellissimo! Un gol strepitoso, Pepe. Del Piero per il 2-0 della Juventus, una giocata da fuori classe, la sua esultanza, 26esimo del primo tempo, 2-0 e il secondo gol firma un altro campione del mondo, il trascinatore, il capitano Del Piero. Che meraviglia, ci troviamo spesso Gianni a decantare le gesta di questo giocatore, gesti tecnici naturalmente, puntualmente Alex non tradisce, anche questa sera i campioni come lui si notano, fuori classe oserei dire, si notano nelle partite che contano, guarda che tiro a rientrare, meraviglioso, questo è il tiro alla Del Piero che spesso ci aveva regalato. Famoso destro a giro. A destro a giro, ma poi destro in corsa, qui non era da fermo, splendido, splendido, come è stato splendido la punizione ieri di Mutu, evidentemente Del Piero non ha voluto essere da meno. 242esimo gol. Cerca di tenere le mani sul freno dei suoi, il tecnico della Juventus. Felicissimo, aggiungo, per il gol di Del Piero naturalmente. Del Piero che apre per Camoranesi, che ha cercato un difficile controllo in corsa per potersi permettere questa trazione anteriore contro un avversario che finora è stato davvero domato dalla veemenza di una Juventus determinatissima. Del Piero per Molinaro, Molinaro va al cross, era andato incontro sperando nel passaggio all'altezza del primo palo Iaquinta, e invece Molinaro ha sbagliato il cross destinato a Trezeguet. Comunque consideriamo tutte le attenuanti di una partita del 13 d'agosto, devo dire che insomma c'è molto orgoglio, molto cuore da parte di questa Juve, oltre che qualità. So se hai visto che giocata che ha fatto Del Piero, numero di Del Piero straordinario. E poi ha visto complessiva di 10 giorni l'Armedia, non ha davvero trascurato nulla nella Juventus nell'approccio a questo preliminare. Ancora Del Piero scatenato, voleva fare tutto da solo dopo aver saltato due avversari. Abusato un po' della sua eccellente, attenzione diciamolo, eccellente condizione atletica. Vedi cosa, sempre a testa bassa qui, insomma non era da lui, a supporto degli attaccanti ma anche all'altezza dei centrocampisti. Del Piero Camoranesi è andato giù, ha perso l'equilibrio, intanto attacca Iaquinta, poi Salata. Iaquinta, gli è mancato il passo, il momento decisivo. È stato altruista Iaquinta di praticamente di stare un po' più avanti, stare un po' più avanzato. Colpo di tacco di Del Piero, ha cercato di lanciarlo Camoranesi. Ormai è accademia pura, auguriamoci che la Juve mantenga sempre questa intensità, questa concentrazione, perché insomma aspettiamoci da un momento all'altro, noi lo notiamo qui dall'alto, ci sono i VAR. Camoranesi, Del Piero,
Del Piero. Ha visto Iaquinta, valutato in posizione regolare. Buono. Un'occasione persa. Era stato sbagliato il movimento della linea difensiva dell'Armedia. Sì. Vediamo Iaquinta, regolarissimo sul passaggio. Ma anche era buono. Eh sì. E si erano trovati in due ormai da soli. Peraltro per Buffon ci sono anche le gare di preliminari, 4 giocate quando militava nel Parma. Camoranesi, troppo vicino Pedro. Punizione Juventus. 38esimo minuto del primo tempo. Francesco Marino. È tornato a sedere Weiss, un po' quasi come segno di resa, chissà. Aveva detto alla vigilia il suo sogno era portare questa squadra in Champions League prima di lasciare poi la guida dell'Artmedia a Ip e potersi al suo assistente e potersi così dedicare alla nazionale, ma non è sicuramente una bella serata finora per il tecnico dell'Artmedia. Va morbido con l'interno destro Camoranesi, e c'è il gol Chiellini. Da parte di Chiellini per il 3-0 della Juventus. Stacco imperioso e palla dentro. Sono passati 38 minuti e mezzo. Juventus 3, Armedia 0. Devo dire, sono contento che abbia fatto gol Chiellini, perché è il giocatore che in questo momento ha meglio rappresentato la Juve ultimamente anche in nazionale. Se c'era bisogno di una prova di forza da parte di questa Juve, devo dire che questa sera, almeno fino a questo momento, ha dimostrato tutte le sue ambizioni. Devo dire, una Juve stratosferica contro probabilmente anche un avversario modesto, però a volte ha ragione Ranieri, a volte si pecca magari anche di superficialità, e devo dire che la Juve non ha fatto questo errore. Slovacco, lui è un difensore, ma riparte la Juventus con Iaquinta, lo sostiene Molinaro a sinistra. Ecco Molinaro ricevere da Iaquinta, va Del Piero in avvitamento di testa, palla fuori. Direi che a questo punto manca il gol di Trezeguet, dobbiamo chiamarlo Gianni, il gol di Trezeguet, perché forse è quello che leggermente sta meno bene, leggermente indietro dopo un'estate turbolenta, si parla sempre di un suo addio. Obgera, tanto Iaquinta per Molinaro, poi Trezeguet riesce a controllare. Andato al centro Molinaro, partito il cross di Trezeguet per Del Piero. Del Piero, salto a vuoto da parte di Urbanek. Del Piero ha visto il movimento di Camoranesi, bella intesa tra i due. Del Piero, palla sul sinistro, va al tiro Del Piero, ancora lui, un'altra conclusione a giro, ma stavolta mancina. Cosa ha fatto? Cioè ha praticamente rientrato, ha puntato, questa volta ha calciato di sinistro, ha tentato come lo splendido gol che ha fatto, vedi qui, ha puntato, vedi. È andato a cercare l'angolo sotto l'incrocio dei pali. Leggermente alto di 10 centimetri, guarda, sarebbe stato un destro-sinistro, una serata magica. Grande spolvero di questa azione. Con Camoranesi, Del Piero, controllo con sicurezza di petto, riesce a girarsi, numero, poi Camoranesi, Saliamisic, Del Piero, sperava nella scivolata, vuoto di Pedro, poi Camoranesi, lancio per Iaquinta, c'è un po' troppa forza, prova gelosamente Iaquinta che poi quasi stizzito scaraventa lontano. Sì, è partito leggermente in ritardo, ma forse anche leggermente affannato, perché di Lippi, magari per l'impegno. Intanto Del Piero fermato ancora una volta per offside, e sarà proprio il capitano, credo, a lasciare il posto al brasiliano Amau. Non c'è quota naturalmente per la standing ovation per Del Piero. Allora ecco. Alziamoci anche noi ad applaudire, Gianni. Veramente è il minimo che possiamo fare. Un gol da fuori classe, il secondo della Juventus, segnato da Del Piero. Devo dire che si sta abituando un po' troppo a questo standing ovation, l'ha fatto già a Manchester, come hai sottolineato tu. Tutti in piedi per applaudire, sì, Del Piero. Tutti in piedi, sì, bellissimo, sensazione unica. E Giancarlo Tomassetti con l'assistenza di Cristina Romanini in regia, ci propongono l'esultanza di Del Piero, il suo destro a giro capolavoro.